Ciao a tutti amici di eximardora.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad effettuare velocemente l'unboxing dell'ultimo headset di tipo wireless con suono surround 7.1 prodotto dalla Razer. Parliamo del Razer Man of War. Partiamo velocemente come sempre dalla confezione, dove troviamo un'immagine illustrativa del prodotto, il nome del prodotto, il classico adesivo che ci ricorda che questo prodotto è dotato del sistema Razer Chroma, quindi per quanto riguarda la retroilluminazione RGB. Nella retro della confezione troviamo varie immagini illustrative del prodotto con altre caratteristiche riportate in diverse lingue ad esclusione dell'italiano. All'interno della confezione troveremo come sempre un foglio, un cartoncino riportante i ringraziamenti per aver acquistato il prodotto, una quick start guide, due stickers con effetto croma come sempre, un cavo per la ricarica dell'headset di circa 1 metro di lunghezza, rivestito in treccia di tessuto con entrambi i connettori placcati oro, una prolunga con una dock per inserire il ricevitore wireless in questa basetta e quindi magari sfruttare un po' meglio a livello estetico e di design questo headset, lunghezza di circa 2 metri. Infine troviamo le Razer Man of War. Come notiamo, il design è nettamente cambiato rispetto alla serie Kraken, che è tuttora la serie di cuffie del brand californiano forse più utilizzate, grazie alle varie revisioni e ai vari modelli in commercio. Il design delle Manowar è molto elegante e classico, colorazione interamente nera. Abbiamo la possibilità, come notiamo, di ruotare i padiglioni per una migliore calzata sulla nostra testa. Possiamo subito riscontrare una similitudine con un altro paio, un'altra serie di cuffie, precisamente le Astro serie A, A40, A50, almeno per quanto riguarda la headband, quindi la parte superiore. I padiglioni invece ricordano molto le SteelSeries Siberia Elite. Una prima occhiata le Manowar sembrano abbastanza plasticose, in quanto la struttura è molto plasticosa, però dobbiamo dire che sono abbastanza flessibili, ovviamente con la dovuta cautela. Tornando alla headband, troviamo nella parte superiore la serigrafia su una sorta di tessuto similpelle con la scritta Razer, struttura e archetto, come abbiamo detto, in plastica, finiture lucide nella parte, nei lati, possibilità di regolare l'ampiezza delle cuffie tramite diversi step. Nella parte interna troviamo un comodo rivestimento in gomma, rivestito sempre in similpelle, quindi per attenuare la pressione sulla testa. Passando ai padiglioni, nella parte esterna troviamo un design che richiama molto la serie Kraken. Il logo della Razer si retroilluminerà del colore che noi sceglieremo tramite il software Razer Synapse. Quindi potremo anche retroilluminarlo con diversi effetti. Il lato di sinistra è identico, fatta eccezione per la presenza del microfono retrattile, è praticamente flessibile, quindi ampia movimento del microfono per permetterci di posizionarlo al meglio durante le comunicazioni in TeamSpeak o altri programmi di chat vocale. Nella parte inferiore le Manowar sono dotate nel padiglione di sinistra dell'ingresso per inserire il cavo per la ricarica della batteria integrata nel padiglione non removibile, a differenza di altri headset wireless in commercio, la possibilità di gestire il volume direttamente dal padiglione. Un piccolo LED spia che ci ricorderà quando la batteria sta per scaricarsi.
Mentre nel padiglione di destra troviamo un'ulteriore rotellina che ci permetterà, crediamo, di regolare il volume del microfono, mentre quello là di sinistra era per il volume generale. Troviamo anche il vano, lo scomparto dove è alloggiato già il ricevitore wireless 2,4 GHz che permetterà di interfacciare le manowar al computer, quindi sfruttare un collegamento wireless senza fili, e quindi massima cura per il dettaglio da parte di Razer con il fatto che questo piccolo adattatore potrà essere riposto semplicemente con un piccolo clic all'interno del padiglione. Ricordiamo che le Manowar sono delle cuffie wireless con un'autonomia di circa 14 ore di gioco ininterrotto, 20 senza la retroilluminazione croma per quanto riguarda i padiglioni. La distanza massima, il raggio d'azione di queste cuffie è di 12 metri e per ora possiamo dire che è tutto. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com per ulteriori immagini, approfondimenti e per leggere le nostre considerazioni circa questo nuovo headset della Razer. Con questo è davvero tutto. Un saluto allo staff.